Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi ci facciamo un viaggio nel catalogo della Kawasaki perché ci stiamo avvicinando all'ECMA 2021 e per l'occasione Kawasaki sul sito ufficiale americano ha postato una foto misteriosa simile a quella vista anche l'anno scorso, un piccolo esperimento che Kawasaki ha fatto l'anno scorso che ha destato molto interesse da parte degli appassionati anche della stampa internazionale, no? È tornata anche quest'anno con la foto che vedete qui di fianco, dove si vedono 9 mezzi nascosti sotto i rispettivi teli. Saranno tutte moto e una motoslitta presentate in 2 date differenti. Quindi oggi parliamo di questo. Dietro a questa foto ci sono diverse teorie da parte degli americani e anche degli europei. E voglio dirvi secondo me quale moto potrebbe arrivare magari anche per il mercato europeo e non solo quello italiano. La premessa di questo video è questo: la foto è stata postata sul sito americano, quindi queste qua sono tutte moto, 8 moto, destinate al mercato americano. Però potrebbe essere che una di queste moto potrebbe arrivare anche in Europa. Tutte non penso, però qualcuna di queste potrebbe magari essere anche un modello destinato al mercato europeo. Quindi io di questa cosa ve ne parlo. Quando Kawasaki le moto le presenterà, vi porterò i vari video, così vediamo insomma cosa arriva sia per l'America sia anche per l'Europa. Anche perché noi abbiamo mercati differenti con una gamma Kawasaki un po' diversa. Ci sono alcuni modelli che noi purtroppo non abbiamo, per esempio loro hanno ancora la Z900 Café, modello 2022 appena presentato, poi hanno anche per esempio la ZX6R, la sportiva, modello però 2021, hanno anche se vi ricordate la ZX14R, la sportiva da 200 cavalli. Concorrente della nuova Yabusa, potremmo inquadrarla, insomma, hanno delle moto che noi non abbiamo, mentre al contrario loro non hanno delle moto che noi abbiamo, per esempio i modelli nuovi appena presentati. Allora, dunque, abbiamo questa foto con 2 date di riferimento. La prima è il 5 ottobre, in questa data Kawasaki per l'America presenterà 6 di questi 9 mezzi. Però dalla foto si capisce che 5 sono moto, mentre una è una motoslitta che a noi interessa poco. La seconda data invece è il 23 novembre, in quell'occasione Kawasaki presenterà le ultime 3 moto, che secondo me potrebbero essere anche quelle più interessanti. Ora, posto che nessuno effettivamente sa quali modelli verranno presentati, perché non ci sono foto spia e neanche documenti di omologazione, facciamo un gioco. Entriamo nel catalogo della Kawasaki America, che vi lascio linkato qua sotto nell'info di questo video, e vediamo quali modelli potrebbero arrivare. Già vi do una piccola delusione, secondo me non arriverà niente di interessante per il mercato europeo, anzi secondo me saranno tutti modelli destinati al mercato americano. Perché da noi Kawasaki ha già presentato molte novità 2022, delle quali vi ho parlato nei giorni scorsi, vi ho portato diversi video, me ne mancano giusto un paio. Per citarne qualcuno, Kawasaki ha presentato, vi ricordo, recentemente la nuova 650, la Z in versione RS con la sua Retrovolution. Poi ha presentato le varie Z900 versione normale 2022 con nuove colorazioni, la versione RS con nuova livrea e la versione nuova anche RSSE. Poi ha presentato le varie Ninja 650, le V800 e queste moto qua. Poi qualcun'altra che sicuramente adesso mi sto dimenticando perché ne ha mostrate veramente, veramente tante. Quindi ecco, già Kawasaki per noi molte cose le ha portate, non so effettivamente quindi se c'è spazio ancora per altre novità. Comunque sia, andiamo nel catalogo Kawasaki e vediamo quali modelli hanno presentato recentemente. Kawasaki America ha una sezione molto interessante, è quella delle novità 2022. Aprendo questa sezione, che è quella che vi lascio linkato qua sotto, trovate tutte le novità già in versione 2022. Quindi tutte moto da escludere dalle 8 moto misteriose della foto della Kawasaki, no? Vi
Dunque, se diamo un occhio, magari mi dimenticherò qualche moto di citarvela perché ce ne sono veramente tante. Se diamo un'occhiata alle novità 2022, vediamo che Kawasaki ha già aggiornato e quindi già presentato le varie KX nelle varie cilindrate, poi le varie KLX e anche le KLR. 650, poi ha presentato anche le versioni nuove delle 650 Z e anche la Ninja, poi anche la 400 Ninja e 400 Z, poi ha presentato anche la nuova Z900 in versione normale e anche la versione RS, più anche la versione Cafè, bellissima moto che purtroppo noi ancora non vediamo perché da noi è uscita dal catalogo e non è più tornata. Speriamo che arrivi magari in versione Euro 5 perché era veramente una moto pazzesca. Anche perché se Kawasaki ha dato il via alla Retrovolution con la 650 RS, secondo me ci starebbe comunque il ritorno anche della Cafè perché è una moto veramente fantastica. Magari fatta in versione 650 e in versione anche 900. Per il resto poi ha aggiornato anche la Ninja ZX14R, moto che noi non abbiamo, più le varie Vulcan, c'è cioè la 1700, la 900 e anche la Vulcan normale 650 e anche la Vulcan S. Ora, se ci fate caso, tra tutti questi modelli annunciati e presentati in versione 2022, ce ne sono, guarda caso, tre arrivati recentemente in Europa che su un sito americano non si trovano neanche nella sezione normale della gamma 2021-2022 e sono Z900 in versione SE, abbiamo la versione RS SE della Z900 e l'ultima è la recente Z650 in versione RS. Quindi secondo me tre di queste moto segrete della Kawasaki sono le ultime tre novità presentate in Italia giusto qualche giorno fa. E parleremo quindi di moto interessanti, diciamo che vi ricordo velocemente per quanto riguarda la 900, la Z900 SE è un aggiornamento più che altro che riguarda la ciclistica, abbiamo la mono della Onlys S46 più forcella 6 rovesciati regolabile colorata d'oro, più le pinze freno della Brembo che sono le M432, idem, stessi aggiornamenti anche per quanto riguarda la 900 RS in versione SE con livrea gialla che se non sbaglio si chiama Yellow Ball, un omaggio alla moto del passato, e per quanto riguarda invece la 650 RS, diciamo che banalmente è una 650 con un look differente, cambia giusto manubrio più alto di 50 mm e più arretrato di 30 mm con una posizione più seduta rispetto alla versione normale della entry level. Queste qua sono le tre moto che Kawasaki ha portato da noi recentemente e che secondo me saranno disponibili anche sul mercato americano. Poi un'altra moto non ancora presentata in versione 2022 è la Ninja ZX6R, visto che sul catalogo Kawasaki America c'è la versione 2021, ma non c'è ancora quella 2022. E in effetti questa potrebbe essere una moto in arrivo, visto che ci sono diverse voci che parlerebbero di un restyling di questo modello per il mercato americano, che potrebbe magari quindi venire omologato Euro 5 e arrivare, tornare anche sul mercato italiano. Sarebbe molto interessante anche perché costava relativamente il giusto la 6R, se vi ricordate, quando ancora c'era in Italia. Più o meno eravamo sulle 12.000 euro, quindi meno di quanto costava l'R6, però motore 636 con 130 cavalli. Quindi questa potrebbe essere la quarta moto, quindi Ninja ZX6R in versione 2022 sperando in un restyling perché la versione vecchia, tra virgolette, l'attuale 2021 americana è un po' bruttarella perché è ispirata alla Ninja 400, spererei in qualcosa magari di ispirato alla nuova Ninja ZX10R 2021 che è molto molto più cattiva. Quindi quattro di queste moto sono queste che vi ho appena detto, quantomeno penso che siano queste. Poi ci potrebbe essere, vedendo anche le ruote da sotto i teli, ci potrebbe essere qualche versione nuova della KLR 650 per il mercato americano. Sarebbe bello se arrivasse anche in Italia questa moto, ma non so fino a che punto sperarci. E poi magari qualche versione nuova magari una versione più ricca della Versys 1000, visto che loro hanno la versione chiamata LT Plus, mentre noi abbiamo l'SE, anche se come equipaggiamento mi sembra che si somigliano, entrambe hanno le sospensioni della Showa Skyhook, quindi secondo me
Sono la stessa versione, però potrebbe arrivare una variante nuova della Versys 1000 per il mercato americano e quindi anche di rimando sul mercato italiano. L'ultima moto magari che potrebbe essere presentata appunto è la Ninja 25R. In Asia questa moto è uscita e da quanto ho capito comunque ha venduto bene, anche se il prezzo era abbastanza alto. Parliamo di una moto con una potenza di 50 cavalli. Ci potrebbe stare l'arrivo anche sul mercato americano, loro hanno regole un po' diverse rispetto alle nostre, amano dei modelli che noi non apprezziamo più, per esempio le sportive, quindi potrebbe arrivare alla fine anche sul mercato americano. Per l'Europa, per l'Italia non ci spererei perché sarebbe una moto difficile da inquadrare nella gamma 2022 della Kawasaki. Comunque da questo video è tutto, aspettiamo aggiornamenti, aspettiamo info, vi porterò poi i vari video quando queste moto, queste 8 nuove moto verranno presentate. Nei commenti fatemi sapere invece voi cosa ne pensate, quale modello vi piacerebbe vedere arrivare in Europa, qualcosa di nuovo, di sostanziale rispetto ai modelli aggiornati per il 2022 visti nei giorni passati. E basta ragazzi, da questo video invece è tutto, dicevo. Metto un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale YouTube e quello Instagram, Italian Bikers Ufficiale, e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao!